Oggi è domenica e desidero parlarvi di come i numeri abbiano una relazione precisa nell'ordinamento della nostra realtà. Precisamente un numero, quello che risulta nella Cabala ebraica, nel tetagramma di Yahweh, il numero 26. Sapete bene che, per esempio, la processione degli equinozi è di 26.000 anni e come questo 26 incida nella realtà della nostra natura. Per quale motivo? Perché laddove la natura è veramente organizzata sul ciclo 10 della presenza, partendo dalle tre dimensioni della realtà spaziale, o se volete trina di Dio, solo da quello messo in relazione. Certo, un 3 di relazione, che restando sempre nei monomi, ossia in quelle quantità che non possono essere oggetto di somme o di sottrazioni che le spaccano in binomi, possono essere collegate a due tra le quattro fondamentali operazioni che esistono e sono di moltiplicazione, di divisione, di somma e di sottrazione, soltanto le due opposte tra di loro date dalla divisione e dal prodotto. Sapete bene che il proverbio romano dividi e comanda, divide et impera, regola le cose. E le regola appunto dividendo e ordinando secondo una divisione. Sapete anche che il tutto resta sempre unito da una forza magnetica, perché la forza è quello che è il modo di rispondere a una unità fondamentale che esiste nell'universo e che, per quanto sia divisa, presenta la moltiplicazione come la combinazione tra gli opposti della divisione. Ed è un prodotto che, legando insieme da una forza precisamente uguale a quella che è stata divisa, praticamente, sostanzialmente, la annulla e, nell'esito complessivo, trasforma l'unità semplice di un rapporto tipo 1 diviso 1 in una altra unità in cui il rapporto sia n su n, laddove il numero n è una unità che è stata divisa in n unità. Ma allora ci sono n unità nel numeratore divise per n unità nel denominatore e siamo di fronte sempre a una unità. Ecco, quando al posto di n noi mettiamo tutte le tre fondamentali scomposizioni che esistono nello spazio, cui giunse Cartesio sotto la forma della geometria analitica e le chiamò x, y e z, quando noi partiamo da queste tre dimensioni fondamentali in cui lo spazio del volume è stato diviso, tanto che moltiplicandole poi tra di loro ricostruiamo l'unità del volume, ecco che 3 diviso 3 attua uno dei due modi, quello della divisione. Per cui abbiamo una unità nel numeratore che è stata divisa in tre parti che sono sempre una unità nel denominatore che è sempre 3, essendo sempre una parte divisa per 3, e dividendo il 3 per 3 ripristiniamo nuovamente l'unità nel modo complesso dato da 3 diviso 3. Ebbene, questo è uno dei modi. Se oltre questo modo
noi inseriamo anche il modo uguale contrario, noi compensiamo la modifica che abbiamo introdotto la prima volta. Quindi si tratta di aggiungere a 3 diviso 3 l'operazione inversa, ossia 3 per 3. E quindi partendo e usando solo il 3, una volta diviso per 3, sommato all'altra volta in cui è moltiplicato per 3, con 1 più 9 uguale 10, abbiamo il ciclo elementare fondamentale di tutte le unità talmente evidente e talmente chiaro che poi quando facciamo 1 più 2 più 3 più 4 abbiamo 10 come il risultato della somma tra le tre dimensioni che esistono nello spazio, la dimensione 1 che esiste nel tempo e gli altri numeri indotti come il 2 che è la media tra il 3 e l'1 e il 4 che è la somma tra il 3 e 1. Considerando tutte queste possibilità uguali e distinte, 1, 2, 3 e 4, nella loro somma il 10 ci dimostra proprio di essere il ciclo unitario ottenuto per somma. Facendo il calcolo matematico sappiamo bene che alla base di tutti i numeri esiste il ciclo 10, il quale moltiplicandosi nella sua presenza una o più volte determina 10, 100, 1000, eccetera, il cui logaritmo decimale in sostanza abbatte la base 10 della potenza e trasforma l'indice numerico della potenza in un numero semplice che in un certo senso sembra non dipendere da nulla, ma invece dipende proprio da una potenza che ha quel numero come indice, ma indica semplicemente quante volte sia presente il 10. Se il 10 è presente due volte come 10 per 10 e si esprime in potenza come 10 elevato a 2, il logaritmo decimale di 10 elevato a 2 toglie di mezzo la base 10. In sostanza, questo è il modo con il quale la potenza di un dio di matematica consistente nel ciclo 10, che si presenta come per esempio 10 elevato a 2, si mostra in modo uguale e contrario alla potenza divina. E allora appaiono i numeri di per sé e sembrano pura numerologia, mentre invece essi sono il risultato di un valore posto 10 che agisce da solo una o più volte e determina nel risultato della sua azione un valore numerico. E se voi quindi credete che i numeri siano una cosa astratta, non è così. Sono un valore di potenza in cui una essenza ha individuato un valore esatto e preciso come la base su cui dovesse porre ogni cosa. Quindi quando 10 è questa base e noi facendo la somma ora di 10 più 10 consideriamo il 10 che si sposta interamente di 10 e poi nel suo insieme di 20 si somma al 6 e si sposta in tal modo anche nei 6 versi che esistono nel sistema a 3 direzioni, ciascuna delle quali ne ha 2, ecco che il numero 26 indica tutti gli spostamenti. Voi dite, ma 20 più 6 è una somma e quindi non è il 20 che si sposta di 6, perché state considerando i numeri di per sé come somma, ma quando li considerate non nel logaritmo della potenza ma nella potenza, allora scoprite che il
logaritmo, ma lasciamolo da parte un momentino il logaritmo, la potenza 10 elevato a 10 indica l'unità. Quando si moltiplica per 10 elevato a 10, in sostanza si presenta in un piano, avente il lato 10 come valore, e è un prodotto che, come 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10, determina un'area, ma questa area apparirà nella somma dei lati 10, perché quando ne faremo il logaritmo di 100 diventa 2 e il logaritmo di 10 elevato a 10 diventa 10, per cui avremo che 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10, che determina il numero di 10 miliardi di unità, quando invece è visto semplicemente nel logaritmo decimale, quel 10 miliardi si abbatte a 20, perché diventa 10 più 10, 20. E 20, che sembra una somma, invece è una combinazione dell'uno con l'altro. E quando c'è ancora una somma di 10, no, di 6, perché 10 più 10 più 6, il logaritmo di 10 elevato a 20, un 10 elevato a 20 che si moltiplica per 10 elevato a 6, combina tutto il 10 elevato a 20, lo combina tutto, con i 6 versi espressi in 10 elevato a 6. 10 elevato a 6, tra l'altro, è proprio tutto il volume nel suo complesso, dato da 10 al cubo, che è tutto il volume della massa, che si moltiplica per l'altro valore, quello della massa generata in negativo. Quindi un milione dato da 10 elevato a 6, che si moltiplica per il resto, si combina. E quindi possiamo dire che è il 10 elevato a 20 che va e si moltiplica per tutti e 6 i versi, però a livello di numero apparirà in modo sommario, come 10 più 10 più 6, mentre invece in valore vero posto all'origine è una combinazione, è un prodotto che determina ancora un monomio, perché 10 elevato a 26 è ancora un monomio, ma Dio, per consentire la presenza di cose apparentemente separate e unite insieme dalla forza di gravitazione universale, ha determinato una visione uguale e contraria alla sua potenza, tanto che la potenza 10 elevato a 26 è vista semplicemente come il numero 26. E quindi siamo arrivati a capire che la potenza 26 della base 10 è il prodotto, ossia il risultato di un piano che ha per lato 10 elevato a 10, il quale si moltiplica per tutto il volume della massa che esiste lanciata in tutti e 6 i versi che esistono. Quindi vedete bene che è un valore totale di massa. Ora, fate questo ragionamento. Quando noi partiamo dal piano assoluto della presenza, dato che la presenza nel suo valore generale totale è 10, il piano è 100, ma 100 è solo un piano, non è un volume. Se noi volessimo avere il volume, dovremmo considerare un flusso unitario e, calcolato per numeri assoluti, possiamo aggiungere al 100 dato dall'area il valore 1 dato dal flusso e otteniamo il valore di 101 come il valore di volume. Il valore di volume si presenta però come 100 fratto 1 ed è 101 come velocità del 100, che è, ripeto, una superficie che esiste nel tempo 1 del movimento e
deve avere appunto 101 dimensioni, quelle proprio che risulterebbero, sommando i due inversi questa volta, dati da 10 diviso 10 più 10 per 10, che porterebbero a 1 più 100 uguale 101. Ebbene, quando noi dividiamo questo 101, tenendo presente che le dimensioni della realtà, anche divina, sono una e trina, e quindi sono 4 nel valore totale, quando spazio e tempo sono uguali, o l'unità e la trinità sono sempre parti dello stesso fenomeno, perché la velocità 1 a 1, quando è lanciata in 3 simultanee direzioni, come i 3 lati uguali e distinti di un unico volume, pur essendo sempre la stessa, 1 a 1, e esprimendosi sempre nello stesso tempo 1, implica la velocità 3 a 1, e la velocità 3 a 1, per ottenerla, necessita di 4 dimensioni che sono uguali e distinte, perché 1 a 1 determina valori uguali tra lo spazio e il tempo, tanto che noi li possiamo sommare se quell'uno di spazio diventano 3 e quell'uno di tempo, che è comune a tutte e tre, si aggiunge a tutti e tre. Ecco, quando a questo punto noi dividiamo la velocità 100 a 1 per 4, otteniamo la velocità 25 a 1, che è la presenza solo del tempo laddove esistono 4 dimensioni, una di spazio e 3, una di tempo e 3 di spazio. Quella di tempo è un quarto, è una su 4, e quindi quando noi vogliamo calcolare solo la presenza del tempo, della coordinata che noi calcoliamo tempo come quell'unità posta a denominatore, ossia a tempo del numeratore, che determina poi il numero del numeratore, ecco che noi dobbiamo dividere il 10 a 1, il 100 a 1, per 4 parti e otteniamo 25 a 1. 25 a 1 quindi è il tempo della presenza. E se noi volessimo proprio miticamente riferirci con ciò a qualcosa di sacro come la Bibbia, dovremmo imporre che il denominatore 1 sia il primo libro della Bibbia, chiamato Genesi, e il numeratore 25, il capitolo 25 relativo al libro 1. Ma il valore reale, totale, a livello di dimensioni necessarie per ottenere 25 a 1 è 26. Ecco allora che se noi dividiamo 101 per 26, otteniamo un numero che è quasi uguale a quello che otteniamo se dividiamo per 26 non 101 ma 100. Se operiamo in questo modo, otteniamo esattamente, dividendo 100 per 25, 3,8,4,6,1,5. Sono in tutto 6 numeri, 3,8,4,6,1,5, e sono un periodo eterno della matematica. Ossia, quando andiamo a dividere il piano assoluto proprio per 26, scomponiamo in 6 ordini di decine, uno per verso di quei 6, 6 numeri, di cui il primo è 3, il secondo è 8, il terzo è 4, poi c'è 6, poi c'è 1 e poi c'è 5.
Se li sommiamo tutti questi sei numeri, otteniamo il numero sintetico a una cifra sola che è 9. Se li sommiamo a coppie, ossia sommiamo 38 a 46 a 15, otteniamo 99. Se li dividiamo in due gruppi di 3, ossia 384 più 615, otteniamo 999. Otteniamo, visto che è un periodo eterno, il valore che ha il periodo avente come risultato, come resto, sempre un qualcosa unitario che poi è diviso e determina sempre la stessa quantità. Quindi tutto questo quantitativo, che è un periodo, presenta il periodo 1 in sostanza come un valore sommario a quello che sta sopra. E quello che sta sopra, comunque lo intendiamo, essendo sempre una serie di 9, quando è 9 a 1 è 10, quando è 99 a 1 è 100, quando è 999 a 1 è 1000. E vedete che questa divisione intanto determina realmente il tempo. Il tempo è ottenuto da questo 26, che realmente è come quel dio Cronos che si era visto nel primo nome che in un certo senso gli antichi che veneravano un dio differenziato avevano chiamato il dio iniziale, il tempo. Ecco, la deificazione del tempo risulta proprio da questa operazione secondo la quale noi abbiamo ottenuto tutto questo. E vediamo bene che come valori principali noi abbiamo che al valore 100, che è il valore della superficie che viene divisa, il denominatore 26 a due cifre dà per risultato il 38 come le due prime cifre. E quando andate a immaginare che il valore 26 dato dal capitolo 25 del libro 1, che determina il 26, sia collegato anche al capitolo 38, lo avete proprio per il fatto che 126, ossia chiamando 1 ora 100, perché è valore assoluto cui è riferito tutto e quindi è 100, e lo dettagliamo in quel 26 unità che è il capitolo 25, ecco, quando partiamo da 125 riferito al capitolo 1, vediamo che il risultato che ne abbiamo è il capitolo 38, e quello che possiamo osservare in Genesi 38 è che si ripresentano due gemelli. Ma perché due gemelli? Perché? Perché quando noi consideriamo che il 38 è un valore unitario, perché poi andando nel dettaglio dei numeri che vengono dopo, il 38 ha per resto un valore unitario che poi è ancora scomposto, e quindi sommiamo decisamente quel valore unitario al 38, mettendolo di fianco come un valore di dettaglio, e abbiamo 381. Questo 381 valutato nella sua reazione, ossia nell'azione uguale e contraria. Questo
E perché? Perché ogni cosa, ogni numero, come abbiamo visto, dipende dall'unità. Se noi abbiamo un certo numero, esso dipende dallo stesso numero posto a denominatore. Perché noi abbiamo tutto sempre come un monomio, come un valore unitario. E quindi se noi abbiamo spazio, dobbiamo avere il tempo che ha lo stesso numero. Lo consideriamo unitario. E allora, se lo consideriamo unitario, possiamo anche sommarlo come unità al numeratore. Tanto per dettagliare quante sono le dimensioni, quando calcoliamo come tempo 1 il valore che ha quel numero, come una somma di velocità 1 a 1 che ha il tempo 1 relativo a tutte le unità del numeratore. Allora, quando consideriamo questa cosa come velocità, in cui, ripeto, la velocità 1 a 1 riguarda 380 valori, ecco che 380 diventa 381 mettendoci anche il suo numero, il suo denominatore. Ebbene, 381 rivela veramente di essere un valore che è legato al valore inverso. E qual è il valore inverso? Potremmo dividerlo per 381 e avremmo 1. Ma il valore inverso è anche quello che si riferisce al valore totale delle due letture, una da destra e l'altra da sinistra, tanto che possiamo considerare valore inverso quello che ribalta tutte le grandezze. In 381 3 sono centinaia, ebbene devono essere unità. 8 sono decine, devono rimanere decine perché è il valore intermedio, e 1 è una unità, deve divenire centinaia. Il valore inverso di 381 è 183. E 183 è esattamente la metà di un anno, perché 183 più 183 giorni sono 366 giorni, laddove nel tempo presente di un anno noi abbiamo 365 e rotti. Quei rotti, che sono tempi che solo quando il tempo è intero raggiunge la sua interezza, somma un altro 1, quando somma questo altro 1 a 365 diventa 366. Quindi il contrario, ossia la lettura inversa di 381, che è 183, rappresenta mezzo anno. E di conseguenza il valore cui si riferisce è un duo, ossia un gemellaggio. E quindi noi, quando in 26 a 1, come capitolo 26 del libro 1, che poi introduce il 38 a 1, avessimo raccontati dei gemellaggi, saremo nella condizione ideale. E così è. In tutti e due i brani della Bibbia c'è un gemellaggio. Ora però, considerate questo, che calcolando il tempo, noi abbiamo calcolato solo una dimensione su quattro, perché in effetti ci sono anche le tre dimensioni che sono di spazio. Quindi se noi vogliamo riportare all'intero ciò che abbiamo diviso per 4 e il cui risultato era 3, 8, 4, 6, 1, 5 come eterno periodo, intanto lo vogliamo avere unitario e non decimale, non 3,8 eccetera. E per farlo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo porlo a dimensione 10 elevato a 7.
se sono metri, 10 elevato a 7, scopriamo che 10 elevato a 7 sono 30 milioni di metri, proprio uguali al tempo di un quarto del meridiano terrestre che servì per definire il metro. Quindi solo al valore esatto di un quarto di meridiano terrestre, quello che poi determina con la rotazione della Terra l'anno di cui abbiamo visto il valore mezzo è l'inverso di 381, se noi facciamo questo scopriamo tranquillamente che abbiamo ottenuto un valore che è questo: 3846 15, lo stesso numero come periodo eterno decimale. Quindi è alla dimensione di un quarto del meridiano terrestre che noi abbiamo il valore unitario di tutte queste sei cifre come eterno periodo. Però è un quarto. Se noi lo moltiplichiamo per 4 per avere il valore del meridiano intero, succede una cosa straordinaria. I primi 4 numeri del periodo eterno, ossia 3, 8, 4, 6, si tolgono di mezzo e abbiamo lo stesso periodo, ma non comincia con questi 4 numeri, comincia con 1, 5 e a 1, 5 si attacca poi il gruppo di quei 4 che è stato tolto dal principio ed è messo alla fine, e il valore decimale che c'era prima è divenuto unitario e quindi abbiamo 1, 5, 3, 8, 4, 6, 1, lo stesso eterno periodo. Insomma, abbiamo questa cosa straordinaria che quando moltiplichiamo per 4 il risultato di quella divisione, praticamente togliamo di mezzo 4 dimensioni, le 4 dimensioni iniziali, e ci resta questo valore numerico che è 1, 5, 3, 8, 4, 6, 1, 153. E come mito, che cosa è 153? Come mito è quel numero della pesca miracolosa dei 153 grossi pesci di cui racconta Giovanni nella parte finale del suo Vangelo, quando lo aveva già terminato al capitolo 20 e aggiunse un capitolo 21 come appendice, e in quell'appendice raccontò della pesca miracolosa dei 153 grossi pesci. Vediamo se a livello mitico è possibile ricondurre questo mito di 153. Vediamo. Intanto il dettaglio unitario, che si esprime sempre a due cifre, è dato da 53. Quindi noi questo dettaglio unitario lo possiamo collocare idealmente come il denominatore, perché è il dettaglio che vale poi per tutto il resto espresso nel numeratore. E nel numeratore abbiamo 100. Quindi il 100, che è il valore assoluto di un piano, ora deve essere un piano che avanza di una intera creazione. Ma secondo proprio come lo ha raccontato la Bibbia, di quanto avanza se è una intera creazione? Avanza di 7. E perché avanza di 7? È un numero giusto anche secondo la scienza? Certo,
quando la velocità è 1 a 1 e noi lanciamo questa velocità in tutti e sei i versi che noi abbiamo, la velocità 1 a 1 lanciata simultaneamente in sei versi diventa una velocità sommaria 6 a 1 e abbiamo che il lavoro serve per percorrere sei versi, mentre chi lo esegue è quell'uno che sta sotto come se fosse il Dio creatore con il suo sabato. E quindi abbiamo che tutta l'opera è data dal lavoro 6 compiuta dall'unità che sta sotto, come il Dio del sabato. E noi abbiamo la settimana data da 6 giorni, ossia dal lavoro, e da un giorno che è il riposo, il sabato di Dio. Quindi il 7 a 1 ha una ragione grandissima in termini di velocità unitaria 1 a 1 quando compie il lavoro di percorrere tutti e sei i versi che esistono nelle tre componenti assolute dello spazio. Quindi quando noi abbiamo questo centro che è la superficie, che è lanciata in 7 volte questa superficie, il 7 si moltiplica per 100 e diventa un volume 700. Quindi quello che era 100 solo nella presenza della superficie, quando diventa un intero volume assume il numero 700 ed è messo in relazione al denominatore che avevamo visto essere 53. È un denominatore esatto che indica che il volume 3 percorre un unico verso e quando il totale cui si possa riferire un verso è il ciclo 100, che si diversifica in un più 50 e meno 50 perché è un ciclo che ritorna a 0 e avanza di 50 e riporta a 0 con un meno 50, allora solo la parte che avanza è 50 e avanza nel volume delle tre dimensioni. Quindi 53 è esattamente in valore unitario tutto l'avanzamento reale del volume a tre dimensioni che avanza per 50 per 50 parti di 100. Ecco, questo avanzamento unitario, ripeto, tutto quanto come l'avanzamento del volume riguarda un volume totale che è 700 e quando noi li combiniamo insieme come prodotto, perché presentandoli 700 diviso 53 era una divisione e noi dobbiamo operare il processo inverso del prodotto, ma non in termini di numeri, in termini di valori assoluti, vediamo bene che i due valori si sommano e abbiamo 753 invece di 153. Insomma, quella pesca miracolosa di 153 si riferisce a un numero che è intero in anni, e abbiamo visto anche perché, quando sono 753 anni. E se noi li vogliamo calcolare rispetto al riferimento che abbiamo ora, nel computo degli anni che li riferiscono al Natale di Gesù, vediamo che 753 è, se lo consideriamo avanti Cristo, il Natale di Roma. Quindi, posto come valore così ideale, sì, perché è un mito che Roma sia sorta nel 753 avanti Cristo. La nascita di Roma da Romolo, da quel Ro di Romolo o dalla R di due gemelli, Romolo e Remo, vediamo benissimo che questa nascita qui, data dai due R, ma poi vince Ro tra i due R, si rifà
a Genesi 38, in cui ci sono Er e Onan, un ro combinato tra Er e Onan, anziché tra il ro di Romolo, come il vincitore della lotta mitica tra Romolo e Remo, nei sette colli che sono alla base di Roma. E vedete che il mito è proprio in relazione al 153 della pesca miracolosa, tanto che cominciando con la mitica nascita di Roma, frutto dei due gemelli, arriviamo 753 anni dopo alla pesca miracolosa della nascita mitica del Natale di Cristo. E io la chiamo mitica perché essa è stata costruita in un certo senso secondo un mito. C'era a Roma l'imperatore Aureliano, quello che aveva costruito le mura aureliane della città di Roma, che in una lotta contro i parti, mi sembra, che celebravano il dio Mitra, ma anche il sole come l'unico dio creatore, ebbe una visione, come l'avrebbe avuta poi Costantino con il segno in hoc signo vinces. Ecco, Aureliano disse ancora prima che aveva avuto una visione del sole celebrato lì in quella cittadina, tanto che con l'aiuto poi di quella cittadina era riuscito a sconfiggere i nemici e, tornato a Roma, aveva imposto la celebrazione del Dio unico chiamato Sole Invitto, che era il Dio che era celebrato lì e che aveva avuto in visione. Quel Dio lo aveva voluto celebrare il 25 di dicembre nel corso delle celebrazioni che già c'erano a Roma e che celebravano il Dio di mezzo dei tre, Urano, Saturno e Giove. Il Dio di mezzo che era Saturno. A Roma c'erano i Saturnali e il 25 di dicembre dei Saturnali il Aureliano, che si proclamò Dio, rappresentante di questo Dio, volle imporre il Sole Invitto il 25 dicembre. E così ecco che il popolo maggiore, il romano, la cui mitica nascita di Roma è in linea perfetta con questo 153 che determina il mito di un Gesù dichiarato nato in quel 25 dicembre, tre secoli dopo la sua nascita, e non si sa esattamente perché, ma quasi certamente proprio per far coincidere un periodo di celebrazioni pagane riciclato nel periodo del Natale del Figlio. E che cosa succede? Che il popolo maggiore del mito maggiore del Natale di Roma serve al Natale di quel Messia del popolo inferiore, che è il popolo di quell'Israele che doveva vincere su Roma e finalmente ha questa vittoria, perché il Dio del popolo maggiore serve al Dio del popolo minore. E andando a vedere dentro il capitolo 25 di Genesi, abbiamo proprio una mamma che soffre perché nel suo grembo assiste a una lotta vera e propria e soffre, va lì dall'oracolo e chiede il perché e si sente dire da Dio: dentro di te vi sono due grandi popoli, il maggiore servirà al minore. E lo abbiamo visto, è in questo mito
che deriva dalla pesca miracolosa dei 153 grossi pesci descritti da Giovanni, quando quel 100 diventa la base unitaria, come fosse un giorno, della creazione che implica 7 di quei giorni e diventa 753, esattamente gli anni che intercorrono tra il Natale mitico di Roma e questo Natale mitico di Gesù, che è collocato in quella data lì in discordanza con tutte quelle che oggi sembrano essere le ricostruzioni storiche, perché nei Vangeli si racconta che Gesù nacque nel tempo del dominio in Israele di Erode il Grande, e Erode il Grande, ricostruendo la sua vita, è morto 2 o 3 anni prima della nascita di Cristo, 753 anni dopo il Natale di Roma. Quindi vedete che è anche un evento mitico, anche quel Natale di Gesù è un miracolo dei 3 grossi pesci, che in un certo senso ci lascia riflettere anche sul Natale di Roma, sul Natale di Gesù, perché come sbrogliamo questa matassa? È nato veramente secondo il mito? Oppure no? Abbiamo 2 versioni sostanziali, contrastanti tra di loro, quella che ne fa San Matteo e l'altra che ne fa San Luca. Secondo San Matteo, dopo pochi giorni, Giuseppe fece un sogno: vogliono uccidere il bambino, fuggi in Egitto, e si reca in Egitto, ove sta 7 anni circa, e dopo, quando apprende che è morto il Erode che voleva uccidere, sempre in sogno, ritorna. Questo secondo un Vangelo che parla poi dei 3 re magi, di una stella e di una strage degli innocenti, mentre invece Luca non contrasta dichiaratamente falso il racconto di Matteo, ma lo fa precedere da questo, da questa dichiarazione fatta a un certo Teofilo. Molti ne hanno parlato, lo faccio anche io, perché voglio farti conoscere la verità degli eventi che accaddero, perché io te ne racconto sulla base delle testimonianze dirette di coloro che furono presenti di persona agli eventi. Quindi Luca è uno storico che descrive testimonianze che ha ricevuto di persona e non racconti fatti da chi ha udito altri racconti. Luca è andato alle fonti dirette, e secondo il racconto delle fonti dirette, quando Gesù ebbe 8 giorni di vita, e che secondo il racconto di San Matteo doveva essere già in Egitto, invece era al Tempio di Gerusalemme, dove fu circonciso, e 2 profeti fecero 2 dichiarazioni. Uno profetizzò ringraziando Dio che finalmente gli aveva consentito di vedere la gloria di Israele che era discesa, e la profetessa Anna disse alla Madonna che una spada l'avrebbe trafitto il cuore. Poi si allontanarono da lì, ritornarono a Nazareth e non si mossero mai di lì, se non ogni anno nel periodo di Pasqua, in cui andavano tutti a Gerusalemme a celebrare l'Esodo. Ecco, queste 2 versioni vedono anche la versione di Luca raccontare che nel tempo di Erode il Grande, e questo è l'unico riferimento che c'è nel racconto di Luca. Nel tempo di Erode il Grande è un tempo
che potremmo anche considerare espresso così come epoca, una epoca che al limite sbordasse anche di qualche anno rispetto alla fine del periodo di, perché ogni periodo non è che finisce tac con la morte dei soggetti, quindi in un ventennio noi andiamo a inserire chiaramente anche le operazioni che non sono riguardanti un ventennio esatto. E quindi anche se Luca racconta durante il periodo di Erode il Grande, non è lì tassativo. Quindi, insomma, però, consideriamo pure mitica la nascita di Gesù. Essa è riferita rispetto al mito di Roma, la cui nascita il 21 aprile, abbiamo il mitico Natale di Gesù Cristo, nato nel giorno mitico in cui l'imperatore Aureliano spolvera un mito che esiste in Estremo Oriente e lo trapianta a Roma come il mito del sole non sconfitto, che era poi già il mito qui in Egitto del dio Aton, ma anche di Ra, anche di Amun, tutti erano espressione del sole non sconfitto. Quindi gira e rigira si ricorre sì all'Egitto, ma in un modo così diciamo mitologico, perché quel sole invitto che si celebra a Roma è secondo la mitologia che esiste e esisteva già da grande tempo in terra d'Egitto, ed è qui un po' la radice che mette insieme e collega un po' in qualche modo quello che ha raccontato Luca con quello che ha raccontato Matteo. Se aggiungiamo alle definizioni di Luca quelle che ci saranno tre secoli dopo, che faranno scegliere proprio il giorno in cui si celebrava il Dio del Sole. Ecco, abbiamo visto come il 153 della pesca miracolosa dei grossi pesci si riferisce a un Natale di Gesù che poi è celebrato con il simbolo del pesce. Ora, andiamo avanti a vedere il numero che è uscito. Dopo 153 c'è 84 e vediamo che cosa sia 84 messo in relazione proprio alla creazione divina in sette giorni. 84 è esattamente 7 moltiplicato per 12. 12 esprime in linea tutti i lati di un cubo, che sono 4 nel piano di sopra, 4 nel piano di sotto e 4 verticali. 4 più 4 più 4 sono 12 linee, in cui se ciascuna è, secondo la creazione, 7, è 84. E quindi vediamo che l'84 che viene dopo quel 153 è in linea con quella creazione in sette giorni che aveva trasformato quell'1 nel 100 sopra in 700. Abbiamo ancora ora che è 7 per 12 e 84 esprime un piano stavolta che è 14, che si moltiplica per 6, oppure più semplicemente 42 più 42. 42 più 42 esprime 84 attraverso un gemellaggio di 42 più 42. E andiamo a vedere come sono quei due gemelli nati in quel racconto
mitico della Bibbia, capitolo 25 del libro numero 1. Si chiamano Esaù e Giacobbe. Esaù sono lettere, Giacobbe pure sono lettere, ma il nostro sistema di comunicazione si regola su contenuti alfanumerici, in cui sono tutti numeri, sia i numeri sia le lettere di alfabeto. Le lettere dell'alfabeto A, B, C, D sono numeri 1, 2, 3, 4 che non hanno nella loro totalità il ciclo 10, ma il ciclo 21 che esprima che cosa in questo 21? 10 che avanza di 10 e che avanza di 1, che sono le linee che compongono un piano 10x10 e lo presentano in linee come la somma di 10 più 10 e che avanza di 1 come flusso, e quindi 10 più 10 più 1, 21, esprime tutto il movimento unitario di un piano il cui lato è 10, ma esprime anche l'essenza su una linea della trinità spaziale, o se volete divina, del suo valore essenziale dato allo spazio quando è totale, che essendo presente su una linea il cui contenuto è 10, perché quella linea 3 abbiamo visto nel suo moto ondoso fatto per opposti uno dopo l'altro, si presenta prima 3 diviso 3 e poi 3 per 3 e la loro somma è 10. Ecco, quando questo 3 esiste nella lunghezza 10, si muove in linea solo di 7 su ogni linea, ma le linee sono 3 e quindi 7 più 7 più 7 è 21, è in essenza il movimento di tutto quanto che abbiamo visto essere 7 nella velocità 6 a 1, il quale esprime proprio la totalità essenziale, che quando il nostro cervello lo impone come ciclo essenziale arriva a definire l'essenza di ogni cosa che è contata con il ciclo 10. Quindi il ciclo 10 numerico serve a definire le quantità ordinate secondo il ciclo 10, però secondo una valutazione di un ciclo 21 che è legato proprio a tutto il movimento creativo 7 nelle tre direzioni e quindi espresso in 21. Anche la Terra segue questo ciclo. Quando le sei componenti di ammassamento si moltiplicano per le sei componenti di espansione e con 6 per 6, 36 cicli 10, perché l'unità è data sempre dal ciclo 10, perché noi misuriamo il tempo in un decimo, quando noi abbiamo 360 e lo dettagliamo ancora con 5 giorni,25, non stiamo aggiungendo altro che un 21 dato da 7 più 7 più 7, che è tutto il movimento. Quindi se tutto riguarda 4 dimensioni di spazio-tempo, in cui la presenza del tempo è una sola. E quindi per ottenere la presenza del tempo dobbiamo dividere 21 per 4, ottenendo 5,25, proprio quel 5,25 che lo sommiamo a 360 e abbiamo i 365 giorni più un quarto. Vedete, tutto combina. Ma a questo punto che cosa noi abbiamo come la volontà di capire? Che le lettere sono numeri e danno il modo, attraverso le lettere, di andare all'essenza del numero. Perché se noi dicessimo semplicemente i numeri espressi
in cicli a due cifre. Quindi dicessimo questi numeri: 1, 11, 13, 16, non abbiamo capito niente e quindi non abbiamo fatto alcun concetto nella nostra mente. Ma se 1 è A, 11 è M, 13 è O e 16 è R, e questo numero si legge amor, noi a amor facciamo coincidere il massimo ordine che esiste, perché 1 è il massimo ordine dell'unità, 11 è il massimo ordine che somma a 0, 1, la sua visione è uguale e contraria a 10, ed è tutto il movimento 10 dell'unità, ma l'unità è anche trinità, quindi dopo dobbiamo considerare tutto l'avanzamento 10 del 3 ed è 13, ma quel 3 è solo l'avanzamento in positivo. Dobbiamo considerare anche il verso opposto, che è un altro 3, e quindi dobbiamo avere anche 10 più 6. Quando noi abbiamo i massimi ordini numerici uno dietro l'altro, 1, 11, 13, 16 non significa niente, ma amor significa questo massimo ordine. E quindi quando noi abbiamo amor, abbiamo il massimo ordine, e quando abbiamo amore e aggiungiamo anche la E, abbiamo in amore un numero che, mentre amor è 41, diventa 46, ed è esattamente quel valore che veniva dopo il 38. Nella quantità periodica 38, 46, 15. 38, la virtuale nascita in una Genesi 38, indotta proprio dalla Genesi 25. Il 46, nascita dell'amor, il 15, nascita del dimezzamento di un 30, che, se vogliamo ricondurlo a un nome di Dio, dobbiamo ricondurlo soltanto al nome di Allah, che è 1 più 10 più 10 più 1, e in questo è 22, e infine bisogna aggiungere l'8, che è un H, e diventa 30. Il periodo intero ciclico è dunque in quel 38 natale, 46 dell'amore, del 15, che è tutto l'avanzamento dello spazio-tempo, quando lo spazio nella sua totalità è 10, quel 10 che vale da Dio, e è dimezzato, perché è solo lo spazio reale, perché il 10 è un ciclo che parte da 0 e termina a 0, quindi è nel massimo sviluppo in positivo soltanto nella metà del 10, ossia in più 5. Abbiamo un più 5 e un meno 5, un più 5 di apertura, un meno 5 di chiusura. E quindi quando noi abbiamo ridotto il 10 in 5, che è aggiunto al 10, abbiamo aggiunto a tutto lo spazio del ciclo tutto il tempo mezzo del suo avanzamento. Ecco dunque che cos'è il periodo intero che avevamo: 38, un Natale di amore, che è un eterno modo di mediare il Dio 10, sommato al Dio 10. Ecco, ma ritorniamo a quell'84. Avevamo detto che le lettere sono numeri e che in Genesi 25, proprio quel 25 a 1 che componeva il 26, c'è realmente un gemellaggio che deve riguardare 84, perché dopo 153 c'è 84, e quell'84 come gemellaggio può essere solo gemellaggio di 42 più 42. Che cos'è 42? Dipende ancora dal 7. 42 è tutta la
opera che implica sei dimensioni a uno, che sono sette dimensioni, quando queste sette dimensioni devono viaggiare a velocità 6 a 1. Allora, se devono percorrere sei linee e sono necessarie sette dimensioni, 7 per 6 linee sono necessarie 42 dimensioni. Vediamo se Esaù e Giacobbe, che sono i nomi dei due gemelli, hanno 42 dimensioni ciascuno. Esaù è 5 più 17 più 19, è 42. Giacobbe è 42 esso pure. E quindi abbiamo la conferma che Esaù e Giacobbe sono i due gemelli 42 e 42. Guarda caso, nella Cabala ebraica si sostiene che Dio ha un nome segreto di 42 cifre. Ora, se noi mettiamo insieme i due gemelli e ne otteniamo uno solo, ecco che abbiamo ottenuto una sintesi di questo valore che è dualistico, riferibile a quel comune DNA che esiste e che vale 42, ossia il nome segreto di Dio. Ma seguiamo anche il racconto. Esaù nacque e subito dopo venne il fratello con l'atto di serrargli un calcagno del piede con la mano. Ecco, fin dal grembo materno i due litigavano su chi dovesse uscire prima, per questo la mamma aveva tutto questo dolore nel grembo. E anche quando nacque prima Esaù, c'era il fratello che lo teneva per il piede perché voleva mettersi davanti a lui, e ci riuscirà, perché approfittando, quando saranno più adulti, di un momento di debolezza di Esaù, che era tornato trafelato, affamato, sfinito da una caccia e voleva mangiare, il fratello stava mangiando un piatto di lenticchie rosso, gli chiese un po' di quel cibo e il fratello gli dice: te lo do, ma mi dai la primogenitura. È scritto sulla Bibbia che Esaù disse: che me ne faccio io della primogenitura se muoio per la fame? È meglio che io mangio e non muoio di fame. E disprezzò in un certo senso la primogenitura e per questo fu chiamato Edom, ossia rosso, perché Edom significa rosso in ebraico. Ebbene, riuscirà Giacobbe a essere primo? Ora, quando tutto è espresso in nomi, il primato che c'è nel nome stesso si incarna nella prima lettera del nome. E quindi, appena che Giacobbe riesce a mettersi davanti, mette davanti al fratello la sua lettera G. Il fratello, che si chiamava Esaù e che aveva questi numeri, 5 nella E, 17 nella S e in terza posizione aveva la A, proprio a segno dell'unità e trinità di un Dio uno, Esaù perde quella A che è il segno del primato. Da Esaù il nome si contrae in Esù. Ha davanti la G del fratello, il nome segreto di Dio atteso dagli ebrei è Gesù, un nome espresso così in termini del linguaggio italiano. E perché il linguaggio italiano? Perché la lingua originaria italiana ha 21 segni esatti, ma anche per un altro motivo, che si rifà ai nomi. Italia indica chiaramente Italia, A è il numero uno. Italia significa proprio nel mito della lingua nata con Roma, significa andata. Lì è italiano. Andata lì
la A. Italia indica proprio che il numero uno, Dio, sarebbe andato in Italia. E la sposa che il padre imporrà a Giacobbe, che ha assunto il primato, si chiamerà Lia, come le tre finali cifre di Italia. Italia. Lia, la sposa di Giacobbe, è andata in Italia. E già rimanda lì, ma non rimanda solo agli estremi dell'Italia, rimanda anche in Lia, che sono gli estremi paterni di mio padre, che è Luigi, in lì, a Amodeo. Quindi gli estremi del nome di mio padre stanno in Lia, la quale in lì agli estremi di Luigi, e a ha il valore iniziale della parola Amodeo, in Lia. In Giacobbe pure, perché già è G-A, e sono gli estremi ancora in Luigi Amodeo. Quindi possiamo dire che in relazione a me, perché guarda caso io sono nato 1-25-38, i numeri che sono coinvolti in questa storia qui, di 1 come il valore 100 che è diviso, in 25 unità come il tempo esatto quando il quanto è 100, perché è un quarto, e il 38 che risulta dividendo 100 per 26. E vediamo bene che questo valore 38 poi presenta anche in Genesi 38 un gemellaggio, e ancora una volta riguarda una mano, ma non anticipiamo i tempi. Il racconto che era cominciato con 153 grossi pesci, come la pesca miracolosa, abbiamo visto che la pesca miracolosa è stato il Natale di Gesù Cristo venuto dopo il Natale di Roma. 84 è il gemellaggio che c'è nel Natale di Roma tra Romolo e Remo, figli della lupa, nei sette colli, la città dei sette colli, che in Ro sono quello che è descritto in Genesi 25, perché quando si racconta al versetto 26 del momento in cui esce il primogenito, così è descritto: il primo uscì rossiccio, non è detto il nome, il primo uscì rossiccio e si chiamerà poi Edom, rosso, rosso, rossiccio, Romolo, hanno un valore binario che realizza questo ente binario dato da 381, lo abbiamo visto, 381 letto nel modo trascendente è 183, 183 è metà dell'anno, quindi l'intero anno è fatto da due enti presenti attraverso un gemellaggio, e abbiamo visto che il gemellaggio qui porta proprio alla figura di Gesù, quella rispettando tutti i miti. E quando abbiamo visto che il valore 38, che fa sto valore 38 dentro la pesca miracolosa in cui nascono 84? 3, 8, 8, 4 è il 3 d'union tra il 153 e 84. Il 38 è quanto mette insieme la pesca miracolosa con questi due gemelli. Proprio in quel 38 Natale,
cui si arriva, ripeto, dividendo 100 per 25 unità che sono 26. Abbiamo 38, 46 che è amore. E che cos'è amore? E amor è. Amor è amo Deo, R romano, amor. Amor, amodeo romano è. Mitico? Sembrerebbe, ma che mito? Il mito di niente, il mito di nessuno. Perché quando andremo a leggere Genesi 38 scopriremo che c'è una donna che si è sposata con due mariti, uno dopo l'altro chiaramente. Il primo era Er, come Romolo. Il secondo era Onan, e Er e O formano insieme lo stesso Ro del fondatore Romolo di Roma, che però muoiono tutti e due, prima Er e poi Onan, muoiono, Dio le uccide. Perché? È perché Tamar non doveva avere un marito reale nella generazione dei suoi figli. Io che sono questo romano che poi nasce da solo, perché esce una mano come il primo parto di questo racconto che c'è in Genesi 38. Nasce una mano, gli mettono un filo scarlatto e dopo che è stato fatto questo braccialetto di identificazione, la mano rientra nel grembo materno e annulla la sua nascita. Ma è il segno di un romano, popolo romano, mitico della fondazione mitica di Roma fatta da Romolo nel 753, prima di quell'altro vero mito della nascita del figlio di Dio. Ecco, il figlio di Dio che è il figlio che esprimerà l'amore, lo esprimerà totalmente, di un Dio che si fa uomo, servo dell'uomo, e si fa sacrificare e si offrirà poi a cibo di vita eterna per ogni uomo, nobilitando quel sacrificio che è chiesto a ogni uomo se vuole esistere. L'uomo non ha alcuna possibilità di cibarsi di elementi della natura come i sali. L'uomo può vivere solo se sacrifica per la sua esistenza quantomeno dei vegetali, ossia degli organismi più semplici di vita, che compiano quelle operazioni di vita, essendo essi in grado di cibarsi degli elementi diretti della natura e creare delle strutture complesse. E l'uomo può esistere solo attraverso il risultato della vita altrui, e un Dio che si fa uomo e si fa cibo per l'uomo è l'unico Dio veramente che giustifica il fatto che ogni uomo per vivere debba sacrificare alla sua esistenza quantomeno un vegetale. Ci sono gli uomini che capiscono che non è giusto sacrificare gli animali e sono vegetariani, ma pensano che i vegetali forse non sono vita, non la considerano molto, perché sono uomini egocentrici, considerano la vita solo se assomiglia di più alla vita umana. Quando è una vita apparentemente aliena come quella di un vegetale, che non assomiglia a un animale come animale è l'uomo, allora accetta di vivere divorando una insalata, un peperone, una patata, insomma vita, sempre vita, ma a questo punto si giustifica dicendo che non è vita animale. Insomma,
Solo se è vita animale, costoro che sono vegetariani apprezzano il sacrificio, ma nemmeno in maniera totale, perché io prendo qualunque di questi vegetariani che quando camminano per la campagna guardano avanti e gli chiedo: perché non guardi dove metti i piedi e rischi di calpestare centinaia e centinaia di piccole formichine che sono vita animale? Perché la vita animale di questi insetti non ti è a cuore? Ti è a cuore quella di una mucca, di un maiale e non di una formica. Perché non degni nemmeno attenzione a dove metti i piedi? Perché sono troppo piccole e non essendo a dimensione umana della nostra grandezza non ci fanno pietà. La pietà l'uomo la prova solo per chi è simile a se stesso, quindi è una pietosa pietà nei propri confronti e non nei confronti della vita. Ecco che generalmente quando abbiamo un Dio che viene sulla terra e si offre in sacrificio, come quei sacrifici che per altri versi riguardavano sempre la vita di montoni, di buoi, di fatti a bizzeffe straordinarie descritte nella Bibbia, ecatombi, proprio una distruzione così, e l'uomo dice: ma perché sacrificare a Dio queste cose qui? Ecco, è solo quando un Dio sacrifica se stesso che è un Dio attendibile, perché veramente dà un senso al sacrificio che costa la vita. E quando è Dio che lo sostiene questo sacrificio, allora sì, è un Dio attendibile. Non è un Dio attendibile chi invece fa l'imperatore della vita e lascia che gli altri sacrifichino a lui. Allora è meno credibile, perché impone agli altri ciò che non impone a se stesso. La prova di verità, della vera giustizia, sta in questo detto: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso. E questo non vale solo per ciascuno di noi, che siamo i sudditi, vale anche per il re di tutti, il Dio onnipotente che fosse a capo di tutti noi. Se non è un Dio disposto allo stesso sacrificio che ha chiesto all'uomo, non è un Dio di cui si debba avere rispetto. Questo immediatamente pone una grande parte di fede in una condizione un po' debilitante. Perché? È perché quando prendiamo l'Islam, che celebra un Dio onnipotente, che si dichiara però compassionevole e misericordioso e tutto il resto, ma che dichiaratamente fa il padrone e non si pone come servitore, ecco che già non è più segno di quel modo assoluto di essere vero, perché se Dio si presenta solo come un padrone, è determinato da quella condizione di padrone. Quando un Dio è assoluto, non è determinato dalla condizione di comandante, solo se serve. Perché quando un comandante serve, annulla attraverso il servizio il suo comando, e solo allora non è vittima né della premessa autoritaria né della premessa del servizio. Solo allora ha la libertà, sia nei confronti di essere padrone, sia nei confronti di essere servo. E questo è veramente e profondamente vero solo nel modo con il quale stiamo osservando questa pesca miracolosa che riguarda il Natale di Roma, poi il Natale di Cristo e l'amor che si presenta come un gemellaggio tra due gemelli,
da cui risulta il nome chiaro di Gesù, che è sacrificato. Chi sacrificato? Chi è il padre di questo sacrificato virtuale descritto in Genesi 25? È quell'Isacco che doveva essere sacrificato dal padre. Quando si verifichi ciò, che il figlio cui si arriva dando retta alla cabala ebraica, che sta cercando un nome segreto di Dio, che porta con 42 e 42 in due gemelli alla nascita del nome Gesù, e Gesù è sacrificato da Israele, allora Israele, che è il padre di Gesù ebreo, che ha in Israele il fondatore dello Stato di Israele, un nome che Dio volle imporre a Giacobbe, perché Giacobbe aveva lottato con Dio. Questo era il rimedio che ha imposto Dio al fatto che, quando Giacobbe stava ritornando da Esaù e aveva paura che Esaù, dopo 14 anni che era stato lontano, non lo accettasse dopo che se n'era andato, e aveva paura, in quel frattempo, dopo di aver fatto attraversare un fiume da tutti i suoi, le sue ricchezze, i suoi figli, i suoi armenti, era rimasto solo lui, e non poté attraversare quel fiume perché gli andò incontro un angelo di Dio e cominciò a lottare concretamente, e per una notte intera lottarono. Riceve anche una botta sul femore, tanto che sarebbe rimasto zoppo, e al mattino, dopo una lotta senza vincitori e senza vinti, l'angelo disse a Giacobbe: benedicimi. Perché ti devo benedire? Perché tu hai lottato con Dio e hai vinto. Oh bella! Sì, e in virtù di ciò ti chiamerai Israele. Israele significava appunto hai lottato contro Dio e hai vinto. Ora, lui, Giacobbe, era il nipote di Abramo. Il nipote, Giacobbe, certo, suo padre era Isacco, figlio di Giacobbe. Il valore intermedio rispetto a lui, chi è? È il nonno, perché il valore intermedio è il padre. Le tre generazioni che abbiamo, questa, questa e questa, vedono nel valore di mezzo quello che è rappresentato attraverso i due estremi del nonno e del nipote. Se immaginiamo appunto che il padre vale 10 e il figlio vale 1, e li mettiamo tutti quanti in linea come numeri, abbiamo che il valore di Abramo è 10, il valore di Isacco è 1, il valore di Gesù, no, di Giacobbe, ma Giacobbe e Esaù fanno Gesù, è decimo. L'unità, questa che è in mezzo, da che cosa risulta data? Risulta data dal prodotto tra 10, che è il padre di 1, e decimo, che è il figlio di 1. Nonno moltiplicato per nipote determinano il figlio. Quindi quando Gesù patisce il suo torto, realizza l'unità del sacrificio chiesto ad Abramo.
lo realizza nell'unità di Isacco. Isacco è uno, il padre è 10, il figlio è decimo, e 10 moltiplicato per decimo fa 1. Quindi per ottenere il sacrificio di Isacco occorre che si sacrifichi il figlio di Isacco, tanto che esso è il sacrificio del padre di Isacco. Vedete, Gesù è quel sacrificio che Dio Padre aveva chiesto ad Abramo. Si realizzerà attraverso il nipote di Abramo, perché proprio per la relazione numerica che esiste tra padre, figlio e nipote, uno è 10, l'altro è 1, l'altro è decimo, e 10 decimi sono 1, sono il sacrificio di Isacco. Se gli ebrei non capiscono questo è perché non ci vogliono pensare. Se ci pensassero, e quando ci penseranno, si renderanno conto che tutto quello che si aspettavano, il nome segreto di Dio, grazie alla Cabala dei 42 valori cabalistici del nome di Dio, questi due valori cabalistici portano proprio a Gesù. Nella Bibbia, in Genesi, è scritto che il consulto con Dio di quella madre sposa di Isacco fu che in essa erano due grandi popoli. Roma, uno dei due, e l'altro mito, non nato con il mito di Romolo, fondatore di Roma, ma con il mito vero di Gesù. Stiamo vedendo che tutti i numeri che determinano i rapporti esatti della matematica si esprimono attraverso rapporti esatti che le andiamo poi a trovare in forma narrativa e documentale nei testi sacri delle Sacre Scritture. Ecco, vedete, quando dall'origine del 26.1, del 25.1, ossia del capitolo 25.1, noi andiamo a quell'altro, per che cosa ci andiamo? Per due nomi che risultano e devono risultare in Genesi 25. Perché? È perché i gemelli sono due. Non è che con la nascita di Gesù, che mette insieme i due, è nato il totale, perché il totale si è espresso in tutti e due. Non si è espresso solo con un 42, ma con un 42 più 42, 84. E quell'84, per quanto riguarda la figura di questo romano, che io non esisto, perché in Genesi 38 nascono Er e Onan, che insieme fanno Ro, ma sono due morti, non ci sono. È la moglie Tamar che ricorre al padre vero dei due morti, al padre vivo dei due morti, in sostanza ricorre a Dio Padre, e fa scavalcare questa generazione di mezzo, attuando direttamente quella creazione nonno-nipote che determina poi l'unità, perché l'unità, come abbiamo visto, viene fuori quando la poniamo come il padre dal prodotto tra il nonno per il nipote. E quindi nel caso di Genesi 38 il padre in mezzo non c'è, sono due morti i mariti di Tamar, due morti, Er e Onan, insieme fanno Ro, come il primo che nacque rossiccio e che si chiamerà Edom, ossia rosso. Ma nel mito di Roma, nel mito di Romolo,
remo, R, e quando il primo marito di Tamar si chiama R, mentre indica R, indica Roma, indica un Roma no, indica una opposizione a Roma, perché romano è sì il cittadino di Roma, ma nel termine stesso di romano è insito, con riferimento a Roma, un bel no finale, che indica no, che indica Roma no. E se Roma è no, che cosa è allora? È amor. E quindi, celebrando il Roma no, si celebra amor. Ma per quale motivo noi dobbiamo andare proprio a immaginarci ancora una volta Roma? Dalla moglie, che si chiama Tamar. Tamar. Tamar è un nome italiano? No, è un nome ebraico. Come scrivono gli ebrei? Da destra verso sinistra. T-A-M-A-R. Se la leggiamo noi al contrario, come facciamo solitamente, leggendo da sinistra verso destra, Tamar si legge Ramat, ma Ramat è R-Amat. Amat, che cos'è? Un verbo, ma è italiano? Abat? No, è un verbo latino, è un verbo romano che indica ama. R-Amat, lei indica proprio che ama R. R chi è? È sia Romolo, sia R, sia Remo, è il fondatore di Roma, quel fondatore di Roma che poi porta miticamente con i 153 grossi pesci della pesca miracolosa alla mitologica nascita di Gesù Cristo. Ecco, allora che R, Amat e Tamar sono l'indicazione di un qualcosa che riguarda una R, che può essere all'inizio o alla fine, ma dipende solo dal fatto che si legga il nome da destra o da sinistra. Ma anche se lo leggiamo così, come lo leggono quelli che lo scrivono da destra verso sinistra, Tamar indica T e T è la croce. Am indica amor o amodeo, e ar amodeo romano. Ecco che Tamar, sia che sia da destra sia che sia da sinistra, indica in maniera essenziale, ossia attraverso i numeri cui le lettere si riferiscono, un valore sostanziale, quello che deriva dalla lettura numerica fatta al nome Tamar. Tamar vale 47. 47 è il valore di Amodeo. Ma vedete, Tamar è proprio secondo gli estremi di mia madre. Mia madre si chiama Baratta Mariannina, Tamar. Mia madre, Baratta Mariannina. E mia madre è compresa in Genesi 25, qui stiamo parlando di Genesi 38, in Genesi 25 mia madre è compresa? Beh, in Genesi 25, in cui si mette insieme soltanto il nome di Giacobbe, di Esaù, si mette insieme anche il nome, e solo il nome, di mia madre, il quale nome è Mariannina, il cui valore numerico è 84. Vedete, Mariannina è presente in quell'84 dei due gemelli 42 e 42 come il valore sommario. È un 84 che, se lo vediamo a rovescio, ossia nel modo divino uguale contrario, diventa 48, e 48 è il valore numerico di Gesù. Quindi abbiamo che, mettendo insieme i due nomi Giacobbe e Esaù, abbiamo Gesù. Il valore di Gesù è 48.
ma il valore vero su cui 48 si ottiene è il valore uguale al contrario, ossia 84, che è la somma di 42 più 42. Ma 84 è anche il nome Mariannina di mia madre, mentre invece in Tamar c'è cognome e nome, Baratta Mariannina, la quale Baratta Mariannina vale poi lo stesso 47 in Tamar di Amodeo. Padre e madre sono la stessa cosa sotto il profilo quantitativo, sono cognomi diversi, nomi diversi, ma il valore numerico espresso è lo stesso, 47. E che cosa indica 47? Indica tutto il modo di essere presente di Dio, un Dio che si imposta come 10, come tempo, ma che inoltre, mentre 10 è il denominatore che riguarda il volume si presenta come 10 più 10 più 10 e sono tre volte il 10, più una volta che riguarda tutte e tre, sono 30 più 10 sono 40. Quindi in quel 47, 40 è tutta la presenza, una e trina di Dio. Uno e trino, uno in 10, trino nel 30. E lavora interamente nella sua opera 7. 47 indica proprio tutto il lavoro di un Dio, uno e trino, poggiato sul 10. E questo è il mio cognome. Nella Cabala napoletana il 47 esprime una verità che è quella fondamentale che riguarda me, morto che parla. 47 morto che parla, l'Amodeo che vi parla è un morto. Anzi, sono due morti, sono Er e Onan, che sono tutti e due morti, perché il figlio c'è ma non c'è, è rappresentato dal prodotto tra padre e figlio di questo che sta in mezzo, tra 10 e decimo, e risulta soltanto grazie ai due opposti che esistono nel padre e nel figlio. In sostanza, quello in mezzo è un puro Spirito Santo, che non è materiale, che non è possibile rappresentare in un uomo singolo. Non è possibile, perché è uno spirito che esiste in ogni uomo. E allora occorrerà che a un certo punto dell'esistenza, in un uomo uguale a tutti quanti gli altri, ma descritto pienamente da tutto ciò di cui ci stiamo occupando, venga in spirito una verità di Dio, una verità che trascenda in modo assoluto la persona, ma che sia tanto forte da poter divenire, per verità trasmessa, la verità di ogni uomo. E quindi avete il massimo servo, che è dato da chi non solo nasce per esistere e morire, ma nasce per non esserci proprio, perché è rappresentato essenzialmente da quello Spirito Santo, che è sì una persona di Dio, ma che deriva dal Padre e dal Figlio dello Spirito Santo, ossia dal 10 a 1 e 1 a 10, e dagli estremi 10 e 10, che, come vedete, si moltiplicano tra di loro dandola quell'unità. Ecco, se non ci fossero in me il Padre e il Figlio a esprimere, senza che io ci sia personalmente, la verità di un Dio, Padre e Figlio, il mio Spirito Santo non avrebbe alcun senso. Solo se la mia persona non c'è, ma ci deve essere realmente, perché per sentirla parlare un servitore ci deve essere, e il servitore che state vedendo sono io, rappresentato esclusivamente
dalle due figure così puramente nominali che esistono, li vedete concreti esistere nella vita, ma non ci sono. E voi a questo punto, sono sicuro, dite: ah, perché ti dovrebbe capitare una cosa del genere a te e solo a te? Vedete, non è una cosa che capita a me e solo a me, perché la verità che io vi porto va oltre me stesso, perché dico che quello che riguarda me riguarda tutti quanti voi. Come io sono uno che non crea nulla perché non ci sono e esisto solo come un personaggio, un carattere di un'opera descritta da un creatore, un carattere proprio nel termine dato dall'inglese character, che indica il personaggio, un puro personaggio dell'immaginazione divina. Questo sono io e tutti quanti voi. Voi vi credete invece che il personaggio che siete voi esista di suo, come se fosse creato da sé. Io no. Io dico, il mio personaggio non ha nessuna forza intrinseca se non gli è data da un padre che agisce in me e grazie all'azione in me determina la conseguenza di verità figlie. Ma perché tutto ciò esista, il mio livello umano personale si deve togliere di mezzo, perché è solo un personaggio, ma il mio come il vostro. Voi pure tutti siete personaggi che non esistete, e la verità detta in me non è una verità parziale, è una verità che riguarda tutti. E quando io vi dico che ciò che riguarda me è veramente significativo, è perché non è un segno finalizzato a se stesso, ma proprio all'amore che Dio Padre vuole che esista in ogni creatura e che sia una possibile creazione di un essere figlio che verifichi il potere reale di un Dio Padre di agire attraverso i figli. Chi sono in combutta tra di loro sono nonno e nipote. Ciò accade anche in Gesù Cristo. In combutta per metterlo al mondo ci sono Anna, la madre di Maria Santissima, e Gesù. La essenza in mezzo è invisibile, è lo Spirito Santo che nei termini di Maria Santissima agisce proprio come vi dico io, come il marito di Tamar che entra in Tamar e si fa valere grazie al padre che genera il figlio. E quindi nel nostro racconto reale Gesù deve avere una nonna che si chiama Anna, perché è l'espressione di due estremi che riguardano un anno, perché quel 38-1, che è tutto il valore numerico poi del mio nome, Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, vale 381. Da una parte c'è 38-1, dall'altra parte c'è 1-38. Vedete, quando noi partiamo dal capitolo 38 messo sopra a Genesi e abbiamo affermato che Genesi 38 si riferisce come il fondamento del libro 1 nel capitolo 38 e il risultato di questo è il 38-1, abbiamo la verifica dell'unità, perché da una parte il primato va al 38 su 1 che si mette prima ed è 138, dall'altra parte si mette dopo ed è 381, ma sia che ci occupiamo del libro 1 capitolo 38
o del capitolo 38, libro 1, il risultato poi è sempre lo stesso, ma per quanto riguarda me, proprio la mia figura, il risultato è proprio quello, l'intero nome mio che somma a 381 il valore, è proprio in quel 381 il valore mezzo che, se è 138, in 238 determina un anno, e anno è il marito di Anna. A voi può sembrare proprio una roba quasi puerile che alla madre della Madonna, che si chiamava Anna, tocchi il nome Anna, e al valore dualistico di 138 per 2 uguale a 366 uguale un anno, tocchi suo marito. Ma qui abbiamo Anna e anno. Anno è il valore totale di tutta la faccenda, quando espresso nel maschile. E cosa vale anno? 1 in A, 12, 12, 13. Il totale è 38. Anno 38. E quando noi vediamo che in Genesi dobbiamo proprio ricorrere al 38, ci rendiamo conto che è veramente è non plus ultra. Ora, in Genesi 38 Tamar è mia madre, mio padre è Luigi. Abbiamo visto che GA sono gli estremi di Luigi Amodeo. GA ci sono anche nel padre di questi due morti? Come si chiamava? Giuda. E quali sono gli estremi di Giuda? GA. Quindi Tamar e Giuda, nel mio caso specifico di me, che ci sono solo per dire a tutti la verità che riguarda voi, non sono finalizzato a me stesso, io non ci sono proprio, sono finalizzato a voi. È un Dio che si sacrifica interamente nella sua persona, tutto per mostrarsi a favore di voi. Quindi, se voi difettate nel capire l'importanza che io mi do, e vedendola dite: ah, quanta importanza ti dai, e non capisci che l'importanza che io mi do è per darla a voi, voi non siete capaci di ragionare, vi fate confondere solo dal valore di uno che dice sono grandioso, e trascurate il perché sono grandioso. Sono grandioso perché servo per voi. Sono un servo grandioso, il massimo servo che esista. E che risulta non da me stesso, ma da mio padre, il mio padre reale, in Genesi 25, laddove risulta il nome di Gesù. Perché il nome del mio padre reale, nel suo valore integrale, è Luigi Amodeo. E vediamo un po' se è possibile che da Esaù e Giacobbe venga fuori proprio il nome di Luigi Amodeo. Ora, chi esprime questo accoppiamento tra i due quando dà luogo a Gesù? Esprime il figlio. Chi deve esprimere allora il suo antagonista, che ha la stessa sostanza di lui, se non il padre? E se Gesù è quel Gesù in me, come in tutti voi, quel figlio puro di Dio, se usate Gesù per scartavetrare il vostro io e farlo splendere come il figlio che è il campione di Dio e che è in voi, sì, fatto d'oro, sotto tanta ruggine che riguarda il ferro, ma c'è su di voi che siete oro. Se usate Gesù per lavare i piedi, ognuno di voi diventa figlio di Dio, perché diventa Gesù. Chi è cristiano e segue il valore di Cristo è Cristo.
Cristo non è una figura, Cristo non è una immagine reale per cui lui è Cristo e non lo siate voi. Se voi adottate il valore di Cristo, voi siete il valore. E quale valore? Forse il vostro valore, se voi adottate il valore di Cristo? Se voi adottate il valore di Cristo, siete Cristo. Cristo non è una persona precisa. Cristo è una essenza generale, globale, del Figlio di Dio, che è una questione assoluta e mai e poi mai può impersonarsi in una persona sola. Se voi compiete questo errore di far coincidere esclusivamente la figliolanza di Dio nel Figlio Gesù Cristo, avete derubato a Dio la paternità di tutti gli altri figli, che siete tutti quanti voi, uno per uno. Gesù è l'essenza pura del Padre, come in un campione reale noi abbiamo. Cosa significa? Significa che se noi abbiamo tanti metri, per esempio, infiniti metri, e vogliamo vedere se sono esatti, dobbiamo avere uno di questi metri uguali agli altri, che deve essere il campione della perfezione del metro. Quindi gli altri metri si devono confrontare con quel metro, e quel metro in sostanza si deve mettere il pannolino davanti e lavare i piedi a tutti gli altri metri, perché se non si lavano i piedi e non diventano esatti come quel metro, non avranno parte con quel metro. Questo ha detto Gesù prima di andarsene ai discepoli, quando si è cinto di un panno e gli ha lavato i piedi. Non umiliatevi come mi umilio io, fatelo anche voi. No, io sono il modo per pulire tutti, perché io rappresento il campione di tutti voi, un campione che deve esistere in tutti voi e diventa ciascuno di voi il campione se io sono Cristo e voi siete cristiani autentici, non avendo perso il sale che io sono. Ecco, vedete, anche il Cristo non è un unico. Non possiamo dire che abbiamo il campione e in quel campione c'è tutto. Il campione è un Dio di servizio per tutti i fratelli. Il Figlio di Dio è un Dio che scende nel disegno, che comprende tutti i figli e mostra la luce che esiste in quel disegno. È una luce che esiste nel disegno, ma poi ce n'è una oltre il disegno. Anche se esprime la verità, il cristianesimo non esprime il tutto. Deve essere integrato dalla visione di un Dio Padre che, dopo che si è affermato come il servitore nel cristianesimo, si afferma come il padrone di tutto. E arriva l'Islam. Un Islam che il cristianesimo, compiendo lo stesso errore compiuto dagli ebrei che non hanno riconosciuto Cristo, è opera di un Maometto che in parte era quel innovatore che aveva dichiarato Gesù sarebbe stato mandato come uno Spirito Santo, che avrebbe liberato e avrebbe liberato davvero. Vediamo un po' di capire questo modo anche realistico. Liberato davvero. Allora, Gesù dice: voi siete nei guai? Avete qualche problema? Siete beati. E vi libera. Ma vi libera forse davvero? No, perché rimanete disgraziati. Vi libera se voi arrivate a capire che la vita serve per la vita eterna e che grazie all'esperienza dell'aspetto negativo voi capite il gusto per il positivo. Quindi
è una opera che ora non è valida per ora, se non la capite nel suo valore ideale. È valida per quello che viene dopo. E ora non siete liberi davvero nella realtà. Perché se siete oppressi, rimanete oppressi. Se siete schiavi, rimanete schiavi. Se siete poveri disgraziati, rimanete poveri disgraziati. Sarete liberati dopo che in questo mondo vi sarete abbassati. Questa è la verità detta da Gesù. È una verità trascendente questa vita. Perché in questa vita non sarete liberi davvero realmente, ma solo idealmente. E se arrivate ad avere il gusto ideale per ciò che verrà dopo, allora sì, siete salvi subito. Ma questo gusto ideale non lo vedrete nella realtà. Chi arriva dopo mostra nuovamente un Dio che si annuncia in un profeta, che realizza quella condizione che si è realizzata nella vita. Infatti, mentre da una parte Gesù, figlio di Dio, si immola come il Dio del servizio, attraverso la figura di Maometto abbiamo una verità che scende e si avvalora in questo mondo, tanto che Maometto, da leader religioso, diventerà anche leader politico e leader vincente in questo mondo, e mostrerà come chi ama Dio in questo mondo vince. La stessa cosa che dicevano gli ebrei: chi è favorito da Dio, veramente favorito da Dio, in questo mondo ha una condizione di benessere, perché si è visto in Abramo, è divenuto ricco e potente, si è visto nei figli, sono divenuti capi, si è visto, insomma. E dunque il beneficio, il benessere di Dio si rivela e si traduce nel benessere in questo mondo. Arriva Gesù e lo nega, perché, ripeto, il modo di pensarla degli ebrei ha mostrato una verità di profilo. Il profilo è lo stesso, ma uguale e contrario se io vi mostro questo, e voi state vedendo di uguale solo il profilo, perché questa faccia qui non era questa qui, eppure il profilo è lo stesso. Ma guarda caso, ora guarda tutto dall'altra parte, e infatti il modo di vincere di Gesù, secondo gli ebrei, non è un vincere, è un perdere, perché è una vittoria ottenuta nel verso opposto, e così facendo Dio equilibra in assoluto i due modi di essere dei due profili. Il valore che viene dopo, espresso dall'Islam, è la faccia che vedete ora a me di fronte. È la terza visione che avete dopo quelle due laterali. Ora avete quella frontale, che però questa dimensione qui la appiattisce. Se voi volete vedere la verità, dovete integrare tutte e tre. Non potete fare come sta accadendo in questa settimana della preghiera per l'unità dei cristiani, perché l'unità dei cristiani è come avere di Dio l'immagine questa. Non è l'immagine totale di Dio. L'immagine totale di Dio è vedere questo, vedere questo e vedere questo. Anche la polizia, quando vuole fare le foto segnaletiche, mostra i due profili e il volto. La nostra dimensione ha tre dimensioni necessarie a chiarire Dio, e si traduce nelle tre linee che si contrappongono tutte e tre. Le prime due, contrapponendosi tra di loro, determinano un piano, e il piano è visto attraverso l'Islam. Ma l'Islam, contraddicendo il Gesù che diceva che Dio si sacrifica attraverso un Dio che nuovamente invece comanda e vince, mentre è chi realizza davvero in questo mondo reale
una presenza tangibile di un Dio vincente, perché realmente, se guardate in giro, l'Islam sembra essere la vittoria reale di un Dio che riesce a imporsi, mentre gli altri stanno veramente subendo una grande crisi in questi tempi, crisi di identità, perché si sono un po' confusi loro stessi, non hanno creduto fino in fondo alla verità del sale di Gesù, i cristiani, perché il sale di Gesù è mostra l'altra guancia a chi ti schiaffeggia. Ama il nemico. Il cristianesimo, mentre te lo dice, ama il nemico, poi ti consiglia di rifuggire dal nemico, mentre invece Gesù mandava gli apostoli tra i lupi affinché fossero sbranati. Il Papa gira sull'auto blindata nel terrore di essere sbranato dai lupi, anche se si presenta tra folle osannanti, c'è un possibile Aliagcià che potrebbe essere appostato lì in mezzo, e nel timore che la sua figura umana sia condotta a morte si difende da questo fatto. Perché? Perché stanno finalizzando questo mondo come quel mondo in cui si dovesse trovare la soluzione del problema. Ma non è questo mondo, è l'altro. E il cristianesimo ha trasformato una fede trascendente nella vita che verrà nel tentativo di adattarla a questo mondo che vediamo. Gesti di amore per salvare questo mondo, per togliere di mezzo tutto quello che Dio ha voluto che fosse presente in questo mondo, perché esso si presenta come un valore educativo. E solo quando è esemplificato tutto in questo mondo, l'uomo che esiste in questo mondo ha il massimo dell'educazione. Ma i cristiani vorrebbero sradicato questo aspetto da questo mondo, vorrebbero che non ci fossero i beati detti da Gesù, che non ci fossero le vittime, che non ci fossero i sottomessi, che non ci fossero tutti coloro che perdono. E la dottrina sociale della Chiesa punta su questo, su togliere di mezzo questi beati. Perché? È perché ha perso il sapore del sale di Gesù Cristo, lo ha perso. E non se ne rendono conto. Lo stesso travaglio è toccato al mondo ebraico. Continuano ad aspettare il Messia, e quando arriva il Messia, e vanno avanti così, ibernati in questa posizione, gli unici che stanno guadagnando terreno oggi nel mondo sono i fedeli dell'Islam, che sembrano, se si segue tutto lo sviluppo tra i nati vivi e quei nati invece nel mondo cristiano, e si vede una presenza dell'Islam che arriva nel mondo cristiano e da bambini all'Italia, all'Europa, eccetera, che sono bambini islamici, si vede come poco a poco la percentuale del cristianesimo in Europa affidato a uno sviluppo in sé renderebbe assolutamente implacabile la conversione all'Islam di tutti. Il cristianesimo seguiterebbe a restare quel piccolo popolo, quel piccolo gruppo che Gesù aveva già agli inizi attorno a sé, se Dio non si fosse deciso a attuare interamente quel gruppo di sei valori che determina il ciclo eterno quando andiamo a dividere 100 per 26. 38
46 15 38 46 15 38 46 15 una eterna nascita nel 38 in cui il 15, il valore ultimo, è il valore essenziale. Perché? Perché è il valore che rivela di essere tutto lo spazio 10 e tutto il tempo dimezzato del 10 nel 15, ossia la presenza trina di una mediazione del Dio 10. Il Dio 10, come un ciclo, è positivo solo nel 5, e quando ne mettiamo insieme 3, 5 più 5 più 5, abbiamo la trinità di un Dio in atto reale, che vale 15. Ebbene, se 15 è il valore reale assoluto, è come 15 solo il valore unilaterale di un uno che sia considerato solo come decina e di un 5 che sia considerato solo come unità. Ma la verità è sempre data da due verità uguali e contrarie tra di loro, che si sommano come un'onda. E allora alla prima verità 1,5 si somma la sua verità uguale e contraria di 51, e 15 più 51 fa 66. Vedete, 66 è il valore del nome romano, di quel nome che abbatte Roma in un personaggio che di nomi ne ha 5: Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato. La somma di questi 5 nomi è 333 più 1. 333, come tutta la Trinità di Dio espressa in 3 ordini di 10, sommata all'unità. Quindi è nel termine esatto e preciso. Ma mentre sono 5 nomi che nella loro totalità valgono 334, laddove Dio è 4 dimensioni, 1 è trino e è in modo assoluto in ogni dimensione, allora è 100, perché l'intero in linea è 10 e il piano assoluto è 100. Quindi 4 dimensioni di 100 è 400. E allora cosa succede a 400 se noi ci abbiamo dentro un primo che è 66? Cosa succede? Occupa 66 di 400. Di quanto si muove? 400 meno 66 uguale 334. Vedete? La presenza di 1 dentro quel 400 si rivela nella somma totale di tutti e 5 i nomi. E quando nasce questa espressione, nasce l'espressione di un 333 più 1, cui poi è da aggiungerci quel 47, come tutta la creazione 7, di un Dio 10, 1 e trino, e l'insieme porta a 381, che riferito al valore assoluto di riferimento 400 è 400 meno 19. 400 meno 19 è 381. Ebbene, secolo 19, anno 38, determina esattamente il 1938, come in quel 38 tutto l'apporto dato da un 26 che sia visto in modo uguale e contrario, perché il modo santo di vedere il 26 è di vederlo come 62. E 100 meno 62
porta a 38. Quindi l'anno 38 è legato anche al Dio 26 come la valutazione trascendente data da 100 meno il valore uguale contrario a 26. 100 meno 62 uguale 38, ma è lo stesso valore che se facciamo 100 diviso per 26. Otteniamo ancora 38 e 38 vale anche come lui. Lui, cos'è lui? Sono le prime tre cifre di Luigi, lui. Ma vedete, se voi scrivete lui in italiano, lui, e poi lo osservate allo specchio e non siete italiani ma siete arabi e leggete quello che appare nello specchio, lui leggerà, questo arabo leggerà l'italiano lui come Allah, perché la scrittura araba di Allah ribaltata, ossia letta in italiano e non in lettere arabe, è lui, perché anche gli arabi leggono da qui a qui e leggendo da qui a qui la scrittura Allah leggerebbero, se anziché usare i termini arabi le lettere dell'alfabeto italiano leggerebbero Allah, lo leggerebbero lui. Allora, cosa succede in Genesi 25, in cui avevamo visto da una parte comparire come l'insieme dei due nel figlio? E succede che l'altro assemblaggio deve determinare il padre del figlio. Ma quando il figlio è relativo a me, e il padre sarà relativo a me, sarà mio padre. Ebbene, che succede? Succede che Allah è un Dio unico che non accetta di avere altri davanti a lui. E allora si mette davanti anche a quella nascita. E quindi il primo nome Allah, scritto come è scritto in arabo, noi lo leggiamo lui. Poi viene Giacobbe che si è messo per primo, ma non ha più il primato, perché il primo è Allah, letto lui. Il primato, allora, che non ha più, si rivela come si era rivelato in Esaù, che era un nome a quattro lettere come l'unità e trinità di Dio, che aveva perso il primato e era rimasto di tre cifre. Così toccherà al nome Giacobbe. Non vale più in una cifra sola, ma vale in tre cifre, e quindi vale come già, e attaccato a lui diventa Luigi A. Luigi A potrebbe già bastare come Luigi Amodeo, ma abbiamo ancora di più, perché fino adesso non abbiamo accoppiato i due gemelli, ne abbiamo considerato solo uno, Giacobbe, nella sua essenza trina. E l'altro fratello non ce lo mettiamo? Certo che ce lo dobbiamo mettere, ma con Gesù aveva perso il primato, con il fatto che adesso sarebbe terzo perde addirittura il nome, e allora vale il nomignolo, proprio il nomignolo che ebbe quando fu chiamato Edom. Ma Edom, come Allah, scritto da qui a qui, in italiano è letto Modè. Allora, lui, come la lettura italiana di Allah, Gia, come le prime tre consonanti di Giacobbe, e Modè, come la lettura inversa di Edom, fa Luigi Amodè. L'ultima cifra O è perché Allah se lo assume questo nome e dice
Luigi Amodeo. Ecco, quindi nati secondo il racconto di Genesi 25, da una parte Gesù, dall'altra parte Luigi Amodeo, che è la figura di mio padre. Io sono forse rappresentato da mio padre, e come no? Ve l'ho detto prima, io non ci sono. Io sono quel valore di mezzo che sono rappresentato dal padre e dal figlio. Solo padre e figlio, 10 decimi insieme, possono dare atto alla mia unità. La mia unità è solo il risultato di un incontro divino tra il padre e il figlio. E mio padre si chiama Luigi, e il figlio del Dio Padre Allah, che è all'origine di Luigi Amodeo, è la figura di che cosa? Di quello che capita in Genesi 38. Perché? Perché lui vale 38, lui. L è 10, U è 19, I è 9. Quindi 10 più 19 più 9 è 38. Quindi quando Allah, letto in italiano, perché è la lingua di Dio, lui si mette davanti ai due a determinare Luigi Amodeo, quando lo fa, impone il suo essere 38. In che modo lo impone? Come Dio. 100 diviso 26 uguale 38. E ecco che di fronte al rapporto che noi avevamo 1,26, abbiamo il suo inverso, che è 1,38, perché se dividendo 1 per 26 abbiamo 38, dividendo 1 per 38 abbiamo 26. 26 e 38 sono i due valori che si equivalgono rispetto all'unità. Ed ecco come si equivalgono, proprio messi in relazione alla scrittura sacra della Bibbia e alla scrittura mitica e a tutti questi valori mitici. Come? L'abbiamo visto. Come quel valore più piccolo che esiste, che è 15, che porta al 66. Come il 46 che porta ad amore, come il 38 che porta al 26. E quando ci occupiamo a fondo di questa condizione, vediamo come l'Islam sia compresa dentro questo ragionamento qui. Perché quel nascere di un 5 a livello divino implica il nascere del nome Allah. Allah, A-L-L-L-A-H, sono 5 lettere. Il 5 che nasce mostra che nasce un nome che è il Dio che seguita ad avere un nome suo. Il Dio che noi chiamiamo Dio è un Dio generico, perché il genere Dio è il genere di ogni divinità. Noi, dicendo Dio, mettiamo insieme ciò che c'è nel Dio Urano, nel Dio Giove, nel Dio Pingo Pallino. Sempre Dio è, ma dicendo Dio noi valutiamo il genere. Invece nella lingua ebraica Dio ha scelto un nome, Yahweh ha scelto un nome, El, da Elohim, ha scelto Eli. Gesù lo chiamò Eli, 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 lema sabachthani, Eli, Eli, Allah. Ma il nome esatto è Allah. Perché? Perché Allah in AL mette insieme 0, 1 e 10. E poi il valore uguale contrario, 10, 0, 1. E infine la potenza binaria di un Dio Padre e Spirito Santo, che ha potenza 3,
tanto che 2 al cubo è 8, ma è un 8 che espresso nella lingua italiana è la lettera H. Quindi il nome di Allah vale 30, e mentre nell'Islam si afferma che Allah è 1, vedete, è 30. La sua struttura dell'unità è che è 30, è 10 più 10 più 10, e in ciò vanifica in parte, in grande parte, tutto quello che è letto terra terra nel Corano. La lettura approfondita del Corano porta a rivalutare totalmente sia la profondità data dal cristianesimo, sia la profondità data dall'ebraismo. Se si osserva soltanto il fronte, si appiattisce nel tempo. Che significa? Che diventa un messaggio idealmente valido, bloccato nel tempo del 700 e rotti dopo Cristo, in cui compare Mohammed. Il modello risolutivo di vita è la vita cristallizzata in quel momento lì. Manca tutta la profondità nel tempo, sia in un verso sia nel verso uguale contrario. E quindi non si può prendere quella sezione lì nel tempo e considerarla valida in eterno, perché Dio, a mano che aggiunge tempo, lo inflaziona questo tempo. E se non si tiene conto dell'inflazione, oggi si seguirà a tenere schiave le donne, serve le donne, sottomesse all'uomo le donne, campo di gioco dell'uomo le donne finalizzate all'uomo, e non viceversa, perché in quel tempo in cui apparve l'Islam e fotografò quella immagine ferma, appiattita, che vi appare, manca tutta la evoluzione nel tempo, sia antico sia da lì in avanti. Quindi l'Islam va letto secondo il modo cattolico, cristiano, e secondo il modo ebraico, altrimenti non risulta una visione totale di Dio, ma solo il suo appiattimento che mostra tutto. Infatti il mio volto così, state vedendo sia la parte di destra, cristiana, quella di sinistra, ebraica, però è senza il lato caratteristico della visione laterale che è caratteristico nel profilo. Ecco, nel momento nel quale questa settimana il cattolicesimo prega Dio per l'unione dei cristiani, io mi sento di pregare perché ci sia l'unione tra tutti coloro che credono in Dio e anche gli altri, perché Gesù disse: Padre, che siano una cosa sola, quelli che mi hai dato, ma anche gli altri che non mi hai ancora dato, che siano una cosa sola. E allora chi deve essere una cosa sola? Tutti coloro che in questo momento capiscono Dio come ciò che vale, ma non gli danno il valore di Dio. Capiscono che è un valore di verità, e quindi arrivano a credere in una verità scientifica, in una verità di un tipo, dell'altro o dell'altro. Non sono tutte verità di tipo religioso, di tipo direttamente chiamato ad aver parte con Dio, ma sono verità. Ecco, io mi rifaccio e concludo: il periodo eterno che risulta
nella matematica e che sarà sempre valido, porta a riconoscere e a pregare nel modo con cui pregò Dio, in particolare lo Spirito Santo della verità, Papa Wojtyła, quando nell'ultima pagina della sua enciclica Fede e Ragione, Fides et Ratio, disse e scrisse: possa la sede della sapienza essere porto sicuro di tutti coloro che cercano la verità.